Salve ragazzi, eccoci qui su un nuovo episodio di SimCity. E in questo episodio cominciamo con il nostro primo obiettivo e mettere il nostro quartier generale del petrolio. Il nostro quartier generale lo metterei vicino alla zona industriale. E dovremmo migliorare il nostro quartier generale. Prima di modificarlo, ovvero inserire la divisione di raffinazione che costa ben 400.000 simoleon, un bel po' di soldi, dovremo fare un bel po' di soldi col petrolio. Infatti, come vedete, serve un 160.000 di guadagno al giorno vendendo petrolio. E stiamo a metà opera. E forse saremo costretti a mettere un nuovo pozzo petrolifero in zona. Quindi per il momento siamo sulla buona strada. Qui cosa ci dice la nostra stazione di polizia? Non riusciamo a far fronte a questa criminalità. Ok, nuove volanti, altre due, 10.000, ben spesi. Potete andare alla ricerca. Cosa si dice? Mi piacerebbe restare ma non vedo alberghi qui intorno. Abbiamo messo delle stanze proprio per voi. Forse per il medio reddito. Non ci avevo pensato proprio. Per le stanze per le aggradevoli. Ok, io le inserirei proprio qui. Se qualcun altro vuole rimanere, ci fa molta felicità, vero? Ok, guadagniamo giusto per mantenere la nostra casa da gioco aperta. Problemi con la trivellazione. Installazioni petrolifere chiuse, cercasi personale. Wow, abbiamo questo problema. No problem, inseriamo altre abitazioni, altre zone residenziali, in modo da trovare nuovi lavoratori. Ok, diciamo così va bene. Costruire i primi appartamenti della città in corso per ospitare ancora più sim indigenti. Ah, cominciano finalmente a formarsi le prime residenze come si deve. E intanto noi inseriamo anche nuove zone residenziali. Non fa mai male. Naturalmente la nostra città deve puntare principalmente sul medio reddito, non tanto l'alto, perché così i nostri sim saranno meno esigenti in ciò che vogliono. Ok, nuova zona. Anche naturalmente la zona commerciale se ci servirà tantissimo per via del nostro casino, la nostra casa da gioco. E ci sono molti più turisti, anche perché ci sono degli ospiti, sanno dove andare a stare quando vengono. Vediamo, possiamo controllarli proprio. Vediamo. Sì, turisti. Non esistono alberghi, come potete ben vedere. Non ce ne sono ancora per il momento. E ci sono, abbiamo 37 ospiti in albergo. Mentre vediamo che ci sono tanti, 76 turisti a reddito basso. E quanti ne sono questi? Vediamo, giriamo. Sono un bel po', non riesco a vedere però. 96 di 150, ok. Stiamo guadagnando un po' di soldi. Soldi che ci serviranno, questo è sicuro. Come possiamo ben vedere, la specializzazione della città è molto più bassa, perché dobbiamo considerare i pagamenti per tenere il nostro pozzo petrolifero aperto, che sono di 4,40, e anche il commercio 120 per il nostro deposito commerciale. Qui sta nascendo, penso, un primo hotel. Mentre a quest'altra parte non so cosa. Comunque questo è di sicuro a reddito medio. Intanto la criminalità è preoccupante. E con la casa da gioco naturalmente sta aumentando la criminalità. Volevo un attimo vedere trasporti. Non è un albergo, è un semplice negozio a più piani. Ok, non fa niente. Naturalmente per prendere molti più turisti noi dovremmo
creare altri trasporti pubblici, come ad esempio i treni. Intanto cosa vogliono? Io e i miei amici vogliamo organizzare uno spettacolo di fuochi d'artificio. Va bene, ci sto. Sono 50.000, sono un bel po' di soldi. Deposito per navette, c'è meno traffico, quindi possono spegnere facilmente tutti gli incendi che possono essere causati. Vediamo la nostra casa da gioco come sta andando. Sì, 121-150. Direi di aggiungere qualcos'altro per farci dei soldini. 45, 30. Cosa essere? Turisti a basso reddito attratti al giorno 1440. E direi meglio il medio reddito. Ok, inseriamo uno qui. Poi un po'. Ok, per slot machine per il basso reddito. Ok, ci vendiamo questa bella zona per la nostra casa da gioco. E così ci facciamo un bel po' di soldini. Come vedete, 10.000 guadagnati oggi, 1.260 l'ora, e ci porta un bel po' di guadagni. Anche se il turismo non era il nostro obiettivo, avere un po' di soldi in più non fa male. Intanto abbiamo guadagnato altri 50.000 simoleon con la nostra missione. E vediamo, ci sono degli incendi, come vedo. Qualche maceria, sì, edifici abbandonati, eccoli qui. C'è qualche maceria in zona. Megerie. Cosa è andato ad abbandonarsi? Ci dispiace. Maceria in zona? No? Niente? Ah, eccola qua. Vediamo, sì, anche questo edificio abbandonato. Ce ne sono ancora qui, vero? Sì, eccoli qui, va, distrutto. La popolazione è leggermente aumentata, siamo arrivati a 5.200. Vediamo un po' la nostra casa da gioco. Sì, quasi abbastanza riempita. E anche le sale per gli ospiti, dove potranno soggiornare. Vediamo un po' questa richiesta. C'è assoluto bisogno di costruire un aeroporto, sindaco. La nostra attività ne gioverebbe soprattutto per il gran numero di turisti che apporterebbe. Mi dispiace, ragazzi, non posso mettere un aeroporto in una zona che io voglio creare a livello di sfruttamento della trivellazione del petrolio e della raffinazione. Mi dispiace, sarà per la prossima. Eccolo qui il nostro bel quartier generale, che da 70.000 è salito a 90.000, ma penso che non guadagneremo mai tanti soldi singolarmente con questo pozzo petrolifero. Infatti ne faremo un altro più avanti. Tanto la nostra stazione di polizia come va? Ci sono le celle per un terzo riempite. L'importante è che non ci siano crimini commessi al giorno e che vengano arrestati. Purtroppo ce ne sono 5. Abbiamo un morto al giorno, quindi abbastanza poco, e un edificio bruciato al giorno. Non mi sembra niente di grave. Ok, tutto bene qui. Sì, la popolazione è abbastanza felice. Questo qua invece no. Vediamo che succede. La criminalità ci sta rovinando, mi dispiace. Trovati un altro posto. Non è zona per te qui. Vediamo. Ok, trasporti pubblici, 34 minuti in attesa. Non male. Magari aggiungiamo qualche nuova navetta, ne sono solo 3. Ne aggiungiamo altri 3 autobus. Vai. Forse ci sarà meno attesa. Tanto ci sono solo 458 passeggeri al giorno e sono davvero pochi. Tanto vediamo. Beh, ho speso tutti i miei soldi, ma me la sono spassata. Ok, noi siamo contenti che voi spendete più soldi possibili, così ce ne andiamo a guadagnare noi. Andiamo. Scusate. Guidare in mezzo al traffico è un incubo. Autobus, grazie di esistere. Tutti per voi, ragazzi. Il
ecco le residenze. Ok, la nostra città sta crescendo abbastanza bene. Non ci crea problemi, intanto credo di essermi rotto una gamba. Qualcuno chiami un'ambulanza. L'ambulanza è molto vicino a casa, se non mi sbaglio. Non hai di che preoccuparti. Infatti l'ambulanza è arrivata e ti porterà subito alla clinica, dove ci sono 5 pazienti. Sala da gioco, i grandi edifici mi fanno impazzire. Costruisci il quartier generale del casinò. Il quartier generale non credo che ne inseriremo uno. Almeno per la casa da gioco. Guadagniamo abbastanza soldi, questo è sicuro. 2800. Abbiamo fatto un gran miglioramento a livello di guadagni. Consideriamo che stiamo pagando un'obbligazione ancora, che è 347 l'ora. Stiamo andando abbastanza bene. Ok, vediamo ancora per il turismo se ci sono alberghi, visitatori. No, niente alberghi. Abbiamo fatto bene a costruire quelle stanze per i nostri ospiti. Ok, per quest'altro episodio è tutto. Ci vediamo nel nostro nuovo episodio. Arrivederci.